Dio mio, perché mi hai abbandonato? È l'invocazione che la liturgia oggi ci ha fatto ripetere nel Salmo responsoriale ed è l'unica pronunciata sulla croce da Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Sono dunque le parole che ci portano al cuore della passione di Cristo, al culmine delle sofferenze che ha patito per salvarci. Perché mi hai abbandonato? Le sofferenze di Gesù sono state tante, tante. E ogni volta che ascoltiamo il racconto della passione ci entrano dentro. Sono state sofferenze del corpo, pensiamo alle schiaffi, alle percosse, la flagellazione, la corona di spina, la tortura della croce. Sono state sofferenze dell'anima, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, le condanne religiose e civile, lo scherno delle guardie, gli insulti sotto la croce, il rifiuto di tanti, il fallimento di tutto, l'abbandono dei discepoli. Eppure in tutto questo dolore a Gesù restava una certezza: la vicinanza del Padre. Ma ora accade l'impensabile. Prima di morire grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'abbandono di Gesù. Ecco la sofferenza più lacerante, è la sofferenza dello spirito. Nell'ora più tragica, Gesù prova l'abbandono da parte di Dio. Buona settimana santa a tutti. Siamo entrati nel mistero di questa settimana con queste toccanti parole di Papa Francesco, pronunciate nell'omelia domenica scorsa, Domenica delle Palme. Parole con le quali il Papa ha toccato, credo, proprio il cuore del mistero di questa settimana santa, l'abbandono, quell'abbandono che sperimenta Gesù sulla croce, un abbandono speciale, non l'abbandono degli amici, non l'abbandono della folla o di coloro che magari anche non credevano in Lui, ma l'abbandono del Padre e la sofferenza più grande. Ma intanto, prima di toccare proprio questo tema, ecco, voglio ringraziare anche coloro che sono qui, che mi fanno compagnia oggi. Fra Maurizio, ecco, per la sua presenza fraterna qui, con il quale vogliamo, ecco, dialogare, perché già i segni della Pasqua non hanno bisogno di essere chiarificati, ma parlano di per sé. Ma vogliamo proprio insieme, ecco, come tra amici, parlare e ricordare, e forse in questo ricordare entrare un po' più in profondità nel mistero e nel cuore di Gesù, ecco, in questa settimana che lo vede protagonista proprio nel suo mostrare il suo massimo amore, amò fino alla fine, ecco, per noi, sul segno della croce. E infatti in studio abbiamo i segni, ecco, questi segni che ci accompagneranno, il segno della croce, il segno di un'ampolla di vetro che contiene l'olio, e poi questo catino, questa brocca, questo asciugamano che ci richiamano il segno proprio di Gesù che lava e ama i suoi discepoli fino alla fine. Ma ho
Ecco, anche qui con noi, Maurizio, abbiamo qui con noi dei cari amici che vengono da San Severo, il coro Laudate Dominum. Benvenuti, Grazie. benvenuti. Ecco, voi più tardi ci rallegrerete anche, ci farete anche pregare con il canto. Intanto, Maurizio, insieme, no, possiamo un po' riprendere quello che ha detto il Papa. Quello che mi ha impressionato di più, no, delle parole del Papa sono state queste, no? Noi quando pensiamo alla sofferenza di Gesù ci limitiamo ad una sofferenza fisica, la sofferenza nel corpo, o anche, dice il Papa, sofferenza dell'anima, il tradimento di Pietro, l'allontanamento dei discepoli, il tradimento anche di Giuda. Però c'è un'altra sofferenza ancora più forte, no? Più grande. Il Papa parla di questa sofferenza nello spirito, ha detto l'abbandono, no? Tu. Sì, ecco, innanzitutto come già dicevi, la settimana santa, ecco, più che le parole ci invita proprio a vivere quello che Gesù ha vissuto, perciò è bello ed è un'ottima cosa che ci sia il coro con noi questa sera che ci fa, ecco, il canto ci fa entrare di più ancora in questo mistero, le parole forse un po' meno. Quindi da un lato, ecco, entriamo con questo rispetto, ecco, sapendo che entriamo in un mistero, siamo più chiamati a partecipare a questo mistero che a spiegarlo. Però ecco, sicuramente il Papa ha voluto sottolineare una sofferenza completa, quella di Gesù, no? Appunto, possiamo dire già nel Getsemani, Gesù ha vissuto una prima grossa sofferenza quando, ecco, l'umanissima esigenza di essere consolato da un amico viene meno. I discepoli, abbiamo sentito nel Vangelo, si addormentano e Gesù rimane solo, già lì, ecco, è solo. Ma questa solitudine, questa sofferenza di Gesù nel Vangelo effettivamente è un crescendo e arriva al suo apice proprio sulla croce, proprio nel momento in cui addirittura Gesù è abbandonato da Dio stesso, sono le sue parole, no? Ecco, è difficile entrare in questo mistero, eppure è il mistero della sofferenza che Gesù stesso vive come ogni uomo può vivere la sofferenza. Qualcuno ha detto che Gesù in quel momento rinuncia anche all'ultimo suo essere Dio. Gesù è Dio, ma in quel momento, ecco, è profondamente uomo. Perde anche, come dice il Papa, quell'ultima certezza che Dio è con lui. È un mistero profondo, ma che ci fa vedere la verità di quella sofferenza e l'umanità di quella sofferenza. Secondo te, questa sofferenza di Gesù sulla croce è una sofferenza che ha vissuto solamente lui? Perché a un certo punto, no, il Papa dice questo, parla della lacerazione dei legami e in questo ci siamo tutti quanti coinvolti. Chi non ha provato la tristezza di essere rinnegato da un amico, tradito, anche negli affetti, no, in un amore? Però voglio dire, qui si tratta di Dio, cioè qui si tratta di Dio. E io mi chiedo, l'uomo può provare anche, sentire anche questo dolore di Gesù, cioè di sentire l'abbandono anche di Dio? Ecco, forse l'essenza della sofferenza è proprio questa, no? Penso un po' l'esperienza che ognuno di noi può fare o che abbiamo fatto, e quando anche vivi una grossa sofferenza fisica, che già è sofferenza, già è dolore, già è qualcosa di grande, però diciamo, il peggioramento, l'espressione peggiore che ci può essere di questo dolore è quando poi sei da solo, non hai chi ti consola. E l'uomo sicuramente può vivere, ecco. È più strano che lo viva Gesù, questo abbandono di Dio. L'uomo lo vive, lo sappiamo, no? Lo sappiamo tutti quanti noi, ma anche se pensiamo ai mistici, se pensiamo a Padre Pio, se pensiamo a tanti santi che hanno vissuto quella che veniva chiamata la notte oscura dello spirito, è proprio questa esperienza di sentire Dio lontano, no? E Dio a volte parla col silenzio, e questo silenzio a volte è qualcosa da capire. A volte è incomprensibile, ma Dio parla proprio nel silenzio e sulla croce ce ne Un dà una prova. Assordante, silenzio potremmo dire anche assordante, no? Per assurdo. sì. Però ecco, io continuerei proprio ad ascoltare insieme con voi quello che ha detto il Papa, perché poi a un certo punto forse lui anche la dà la risposta nell'omelia e dice questo: Gesù è entrato nel nostro abbandono, in quell'abbandono del Padre. Gesù ha voluto toccare tutti i nostri abbandoni, tutte le nostre solitudini. In questo abbandono, dice il Papa, si è fatto solidale con noi fino in fondo. Ascoltiamo proprio le parole del Papa. Fratelli e sorelle, oggi questo non è uno spettacolo.
ognuno ascoltando l'abbandono di Gesù si dica, ognuno di noi si dica, per me questo abbandono è il prezzo che ha pagato per me. Si è fatto solidale con ognuno di noi fino al punto estremo, per essere con noi fino in fondo. Ha provato l'abbandono per non lasciarci ostaggi della desolazione e stare al nostro fianco per sempre. Lo ha fatto per me, per te, perché quando io, tu o chiunque altro si vede con le spalle al muro, è brutto quello, vedersi con le spalle al muro, perso, si vede perso in un vicolo cieco, sprofondato nell'abisso dell'abbandono, riusciato dal vortice dei tanti perché senza risposta ci sia qualcosa di speranza. Lui, per te, per me. Quando mi sento sbagliato e perso, quando non ce la faccio più, lui è con me. Lui c'è lì. Maurizio, abbiamo solo un minuto. Mi ha impressionato e mi è piaciuta questa espressione. Gesù che con il suo abbandono del Padre ha abitato i nostri perché e ha dato una risposta. Che risposta? Ecco, sicuramente la risposta di una presenza. Cioè, Gesù ha voluto percorrere il percorso più basso, no? Ha voluto toccare il punto più basso che un uomo nella sua sofferenza può toccare, con l'abbandono, il dolore, ma ha voluto toccare quel punto perché nessuno possa sentirsi solo. In qualsiasi esperienza, la più estrema, dice c'è stato Gesù, prima di me c'è stato Gesù. Questa è la risposta che Dio ci dà. E noi ci rivediamo subito dopo lo spazio pubblicitario. Il mercoledì santo il Vescovo nella messa crismale consacra gli oli che serviranno proprio per la celebrazione dei sacramenti in tutto l'anno. Ascoltiamo proprio questa riflessione di Padre Aldo Broccato che ci illumina su questo segno eloquente della Settimana Santa, l'olio. Cari amici, come ben sapete, tante sono le celebrazioni di questa Settimana Santa. E tra le varie celebrazioni voglio annotare appunto la celebrazione con la messa crismale, durante la quale saranno benedetti gli oli santi, degli oli significativi che poi vengono utilizzati dalla Chiesa nella celebrazione di diversi sacramenti. Avremo tre oli, l'olio degli infermi, che servirà giustamente per l'unzione degli infermi, questo sacramento che chiede a Dio appunto la guarigione del corpo, oltre che quella dello spirito, e attraverso il quale giustamente viene unto il malato come segno appunto di questo dono che Dio deve compiere nella sua persona. Abbiamo l'olio dei catecumeni anche, che sarà benedetto sempre in questa messa crismale, che è l'olio che ungerà coloro che si preparano a ricevere il battesimo, soprattutto nella iniziazione cristiana. Ecco, normalmente nei bambini viene fatto nello stesso momento del battesimo, ma i catecumeni, come nella Chiesa antica, ecco, già nel percorso e nel cammino catecumenale venivano unti con quest'olio che è simbolo della forza, che è simbolo appunto di quell'ardore che quest'olio deve dare attraverso appunto la grazia di Dio a questi catecumeni per arrivare pronti al battesimo, ad affrontare poi con coraggio e con autenticità la testimonianza della loro vita cristiana. Infine c'è l'olio del Sacro Crisma, che è un olio tutto particolare perché viene mescolato con un balsamo, quindi è olio profumato, che dice il profumo, che dice la bellezza. E quest'olio è l'olio che si usa
in diversi sacramenti, nel battesimo innanzitutto, poi nella cresima o confermazione e poi nel sacramento dell'ordine sacro, a partire dall'episcopato fino al sacerdozio. E quindi, ecco, anche quest'olio vuole significare quella fragranza che colui che è unto deve emanare in ragione del suo essere cristiano, della sua testimonianza cristiana e in particolare per il vescovo e il sacerdote in ragione anche del ministero che loro svolgono in persona a Cristo. Olio di letizia, dice la Bibbia, olio che deve non solo rendere forti, rendere belli, ma soprattutto è l'olio che ci consacra per la vita eterna. L'olio che ci consacra per la vita eterna. La vita eterna è felicità. Allora affidiamo proprio a voi, ecco, il compito di rallegrare il nostro cuore con il canto. Questo canto che si intitola O Redemptor sarebbe il canto d'ingresso che si usa proprio nella messa crismale. Allora, Massimiliano, tu sei, ecco, l'ideatore anche, colui che ha voluto fortemente proprio la realizzazione di questo coro, quindi ti auguriamo davvero di, nella tua giovane età, davvero di fare tanta tanta strada proprio in questa che è, credo, l'arte per eccellenza, quella della musica. Grazie. E di raccontare la bellezza del Signore attraverso le note. Allora, fateci ascoltare questo canto. Sacram tuum protulit, fer toc pro nobrens turba, salvatori seculi. O Redemptor, summe carmen, temet concinensium. Consecrare tu dignare, rex peremis patriae, o colivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor, summe carmen, temet concinensium. Massimiliano, ecco, perché anche a casa, vogliamo spiegare un po' cosa dice qui il testo di questa canzone? Sì. Questo canto, meglio. Il canto Redemptor è, come dicevi precedentemente, il canto che accompagna l'ingresso degli oli santi, durante la messa crismale. E parla proprio dell'olio questo canto, perché soprattutto la mia parte preferita è quella della seconda strofa. La traduzione italiana dice consacra tu stesso, o Padre, questi oli, perché appunto il canto sta proprio a simboleggiare l'olio che viene portato in processione e che deve essere consacrato dal vescovo che in quel momento rappresenta Cristo. Il momento in cui gli oli vengono consacrati all'interno della celebrazione eucaristica è subito dopo l'omelia, no? La sì, riflessione sì, del celebrante, vengono portati gli oli
L'ordine con il quale vengono, diciamo, consacrati è, perché sono tre distinti oli, no? Come ha detto, sì, abbiamo ascoltato da Padre Aldo, l'olio degli infermi. Sì, l'olio dei catecumeni e il crisma. L'olio degli infermi, come dice la parola stessa, serve proprio per l'unzione degli infermi. Questo, sì, sacramento non sempre, diciamo, compreso. C'è, diciamo, una sorta di spauracchio su questo sacramento, perché è relegato quasi agli ultimi istanti della nostra vita. Invece è il sacramento della guarigione. L'olio dei catecumeni, che è l'olio che serve proprio per lottare, no? Per sfuggire. Vengono unti coloro che si preparano al battesimo. E poi abbiamo l'olio del crisma. Noi ne sappiamo qualcosa. Tutti lo abbiamo ricevuto sul nostro capo il giorno del battesimo. Però, ecco, Maurizio, magari un ricordo tuo particolare del momento in cui... intanto, chi era il vescovo che ti ha unto le mani, sì, che ti ha consacrato? 19 anni fa ormai, era padre Rosario, Monsignor Rosario Pioramolo, nostro, sì, confratello cappuccino, che è vescovo a Gorem, nel Chad, nella nostra missione in Chad. E come ti venne questa intuizione di chiamare lui? Perché fosti tu a volere fortemente, sì, questo... Sì, beh, per il legame fraterno che c'era con padre Rosario. Sappiamo poi padre Rosario ha fradonato suo fratello, che è frate, c'era padre Giorgio, l'altro fratello, che era frate sacerdote. Appunto, il legame forte con la provincia. E poi era presente in quel periodo qui in Italia, quindi è stato, diciamo, spontaneo chiedergli di presiedere a questo momento. Sì, ecco, ultimamente riflettendo, ecco, ricordando un po' quel giorno, guardando anche un po' le fotografie, ripeto, dopo 19 anni c'eri anche tu, avevamo un po' la barba, non era bianca, era più nera. ecco, la cosa che mi ha colpito ultimamente, guardando, ripeto, proprio le foto, ho ripreso anche il video non molto tempo fa, era vedere le tante persone che hanno partecipato a questo momento. Ecco, mi ha impressionato vedere le foto, ricordarmi di tanti volti, di tante persone, però questo mi ha fatto riflettere, no? Perché credo che quel momento, che ognuno di noi ha vissuto in maniera intima, profonda, personale, però non è un momento per noi, no? È un momento che tanta gente, ricordo, ha vissuto con gioia, con entusiasmo, proprio perché il presbiterato, l'ordine, è un dono che non è per sé ma è per gli altri. Allora, vedere quelle foto, ricordare quel momento, mi ha fatto proprio ricordare come questo ministero è per gli altri, non è per me. È stato proprio quasi un richiamo a dire, ecco, quello che hai ricevuto devi renderlo frutto, devi renderlo dono per gli altri. Io ricordo invece di me che volli proprio fortemente partecipare alla messa proprio degli oli, in cui avevo proprio la consapevolezza che quegli oli che venivano consacrati sarebbero stati gli oli che mi avrebbero consacrato sacerdote. E ricordo anche un'altra cosa un po', diciamo, un po' buffa, così, che qualche ora dopo, ecco, anche l'ordinazione, io portavo sempre le mani al naso, per quasi avevo, mi dispiaceva che quel profumo piano piano si perdesse, no? Andasse via. E ritorno anche con la memoria anche a quelle cose, però sono, ecco, momenti davvero, davvero belli. Sì, poi possiamo dire un altro particolare, sì, che, diciamo, quando è stato ordinato presbitero Fra Pasquale, io ero stato ordinato da una settimana diacono. Allora è stata la prima messa in cui ho cantato il Vangelo da diacono, quando lui veniva ordinato, quindi, ecco, un po' le storie si intrecciano. Sì, è bello perché anche nella messa proprio degli oli, nella messa crismale, ecco, la liturgia ci dà la possibilità ogni anno di rinnovare a noi sacerdoti le promesse che noi abbiamo fatto al vescovo, e quindi di rinnovare, ecco, questo dono del sacerdozio. Infatti, un altro momento importante da sottolineare proprio in questa celebrazione è proprio il momento in cui il vescovo fa le fatidiche domande ai sacerdoti, rinnovando la loro obbedienza, la loro fedeltà alla Chiesa. E come sempre il tempo sfugge, abbiamo solo pochi secondi e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Allora, che succede all'inizio della ultima cena nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13? Una cosa molto semplice: nel rituale ebraico della
Haggadà di Pasqua, della celebrazione di Pesach, cioè della Pasqua ebraica, la prima cosa che si fa quando ci si siede è che il più piccolo di casa, cioè il più giovane, deve passare con una bacinella a lavare le mani a tutti i commensali. E a quel punto succede che c'è l'imbarazzo, infatti c'è il discorso chi è il primo, chi è l'ultimo, no? Anche da altre tradizioni evangeliche. Nessuno si muove, stanno tutti fermi. E allora Gesù cosa fa? Lui, che è il Maestro e il Signore, si alza e lava non le mani, ma i piedi. Ed è molto interessante questo fatto, perché lui si mette praticamente all'ultimo posto all'interno della liturgia. E come prepara questo gesto il testo? Dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, fino al telos, dice il greco. Esattamente sarà la stessa parola che userà sulla croce quando dirà tetelestai, cioè tutto è compiuto, cioè sono arrivato al bersaglio, li amò fino al bersaglio. Qual è il bersaglio? Servire l'uomo, servire ognuno di noi. In effetti questo un po' è il nocciolo della nostra vita. Se, diceva un mio vecchio parroco, se non servo, a che servo? Ecco, la nostra vita, se non è orientata al servizio, è una perdita di tempo. Ecco, noi entriamo in questa liturgia come entrare proprio nel passare al Padre, perché appunto inizia il testo di Giovanni 13 dicendo: sapendo che veniva dal Padre, al Padre tornava, sapendo che era venuta l'ora di passare al Padre. Passare al Padre è per il servizio. Prendendo l'ultimo posto, lui scopre la strada per il Padre. Curioso, la strada per il Padre, mentre noi pensiamo di salire, di crescere, è invece scendere e andare all'ultimo posto. Ed è molto interessante una cosa: mentre noi stiamo tutta la vita prendendo l'ascensore per salire, come in quei grandi hotel dove ci sono tanti ascensori, non incontriamo mai Gesù Cristo, perché lui sta prendendo sempre quello per scendere, mentre noi prendiamo quello per salire, per migliorare, per crescere, per realizzarci, per diventare più pieni di noi stessi. Ecco, questa è la liturgia, questo è il rito della lavanda. Ed è molto interessante anche un fatto, che Pietro non vuole farsi lavare i piedi. Perché? Perché farsi lavare i piedi implica farsi toccare in una parte che molto spesso non è molto dignitosa. E soprattutto voi pensate al tempo, sono a Gerusalemme, città molto polverosa, è molto facile che i piedi siano sempre un po' sporchi perché c'è tanta polvere per strada. Infatti dice in quello stesso Vangelo: no, hanno bisogno di lavarvi, ma non tutti. Chi ha fatto il bagno non si deve lavare se non i piedi. Ma si è appena fatto il bagno? No, però i piedi si sporcano velocemente nella città di Gerusalemme. Per questo c'è la parte sporca, farsi lavare la parte sporca. Questo è il punto, questo è ciò che ci fa entrare nella Pasqua, farci toccare la nostra parte più sgradevole, più impresentabile. Buona Pasqua a tutti. E buona Pasqua anche a te, caro Don Fabio. Ti ringraziamo davvero di cuore per questo dono che ci hai fatto, ecco, di questo pensiero esclusivo per noi di TV Padre Pio. Davvero grazie, grazie infinite. E proprio attraverso le parole di Don Fabio siamo entrati nel secondo segno di questa Settimana Santa. Dopo il segno dell'olio, ecco il segno davvero spregiudicato, potremmo dire, no, Maurizio, di Gesù, quello della lavanda dei piedi. E Papa Francesco, ormai anche lui da 10 anni, come abituato a farci proprio le sorprese, ci sconvolse 10 anni fa. Ci aspettavamo Giovedì Santo, una messa solenne in Laterano come Vescovo di Roma, invece lui no, decide di porre una sorta di segno nel segno e di andare in un luogo che per noi era impensabile prima di allora, no? Che il Giovedì Santo potesse un Papa fare questo gesto della lavanda, celebrare la messa in Cena Domini in un carcere, in un penitenziario, no? Luoghi davvero, come Papa Francesco dice, della periferia. Tu pensi che sia un segno nel segno? Sì, che ne pensi? In effetti può essere letto così, no? Gesù ci ha lasciato un segno che poi lui ha anche spiegato, insomma, che poi nell'Eucarestia trova una sua spiegazione ulteriore. Però ecco, il Papa è come se, ecco, forse viene un po' questo esempio, è come se la lavanda dei piedi è la copertina del libro, no? È il segno principale. Poi ecco, il Papa quasi ci ha voluto cominciare a mostrare l'indice di questo libro, quasi un'applicazione di quel segno, no? Una declinazione di quel segno, quasi a dire: ecco, ricordiamoci che quel gesto che noi ripetiamo nella liturgia poi richiede un'applicazione concreta. Ecco, il Papa
credo ha voluto ricordarci questo, quindi un po' oltre alla copertina che già colpisce, attira l'attenzione, però ecco, cominciamo a vedere anche l'indice, ci viene spiegato come poi quello che Gesù ci ha detto e ha fatto va applicato anche nella nostra vita. Sì, è come se avesse voluto dirci attenzione che la liturgia diventi sempre no, qualcosa di pratico e non relegato solo nel momento celebrativo. Certo. Però la liturgia è bella perché è arricchita dal canto. E allora Massimiliano, un canto, avete scelto un canto particolare proprio che parla e descrive proprio questo momento in cui Gesù lava i piedi ai discepoli. Don Fabio ha detto che la strada che ha scelto Gesù per arrivare al Padre non era quella in salita ma in discesa, e questo canto parla di questa discesa. Come si intitola questo canto? Servire e regnare. Ce la volete far ascoltare? Certo. Anzi, vogliamo pregare con voi. Guardiamo a te che sei Maestro e Signore, chinato a terra stai, ci mostri che l'amore e cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, ci insegni che amare e servire. Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande chi più sa servire. Chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l'amore. E ti vediamo, e ti vediamo poi, Signore, che lavi i piedi a noi creature, e cinto del grembiule, ci insegni che servire e regnare. Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande chi più sa servire. Chi si abbassa e chi si abbassa e chi si piega, piega, perché grande è soltanto l'amore. Bravi, veramente bravi. E ora a sottolineare ecco il canto che avete fatto. Vogliamo vedere insieme, chiedo alla regia di mandare proprio i gesti di Papa Francesco, come Papa Francesco ci ha abituati in questi 10 anni a vivere, vedere e respirare il Giovedì Santo. Vediamo insieme questo servizio. Gesù volle fare questo servizio per darci un esempio di come noi dobbiamo servirci gli uni gli altri. E Gesù viene a servirci. E il modo è il segnale che Gesù ci serve oggi qui in Regina Coeli, è che ha voluto scegliere 12 di voi come 12 apostoli per lavare i piedi. Intanto, ecco, abbiamo ancora un paio di minuti. Io davvero vorrei
oltre che sentire le vostre voci, sentire i vostri nomi. Ecco, se magari vi potete passare il microfono e almeno vi presentate. Buonasera a tutti, io mi chiamo Vincenzo. Lui è tuo fratello, no? Sì, sì. Buonasera a tutti, io sono Nazario. Nazario. Buonasera a tutti, io sono Alessandra, nonché la mamma di Massimiliano. Complimenti alla mamma. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Maria Grazia. Buonasera a tutti, io sono Felicia. Buonasera a tutti, io sono Francesca. Buonasera a tutti, sono Fernanda. Buonasera a tutti, sono Daniela. Ecco, abbiamo visto queste immagini del Papa. Massimiliano, in te cosa ti provoca questo modo un po', diciamo, anche provocatorio, spregiudicato del Papa? Ti ha sorpreso? 10 anni fa tu quanti anni avevi? 7. Eri un bambino, sì. Quindi è proprio il tuo Papa, Papa Francesco. Sì. Ecco, un bambino, come vive queste cose? Ricordi magari le sensazioni di 10 anni fa? Io, proprio 10 anni fa, 10-11 anni fa, in parrocchia ho iniziato a fare la lavanda dei piedi, perché c'era questo signore che organizzava, ho detto vabbè, perché non farlo? E allora con papà sono andato e ho fatto la lavanda dei piedi. All'inizio non capivo questo gesto, andavo lì, dicevo forse è una cosa che si fa perché si deve fare. Poi col tempo, crescendo, ho capito, come diceva anche Don Fabio, che se non servo, a cosa servo? E allora anche il canto che abbiamo fatto, servire e regnare, può sembrare un ossimoro. Non lo è, perché forse può esserlo dal punto di vista umano, ma dal punto di vista spirituale è qualcosa di sublime, perché servire il fratello e quindi amare il fratello, come ci insegna Cristo, è qualcosa non solo che è prescritto nei Vangeli, ma è qualcosa di bello in tutti i sensi, perché servendo il fratello noi possiamo sentirci anche a casa e sentirci amati da Dio. E tra l'altro voi, ecco, tu insieme anche con Nazario, con Vincenzo, fate anche, svolgete il servizio dei ministranti nella parrocchia. Sì. Ecco, il tempo a nostra disposizione come sempre è terminato, ci rivediamo subito dopo la pubblicità. E carissimi amici di TV Padre Pio, siamo giunti al segno dei segni. Ecco, tra i vari segni che campeggiano in questa nostra, anche potremmo dire, assemblea speciale, c'è il segno della brocca, del catino, dell'asciugamano, che richiamano il segno della lavanda, quell'ampolla piena di olio, quindi il segno degli oli santi, ma il segno più evidente è proprio questa croce, il segno dei segni, potremmo dire, espressione dell'amore di Dio per noi attraverso il dono del suo figlio. Ci aiuta ad entrare nel mistero di questo segno un carissimo frate e amico, Fra Dario Zardo. Ascoltiamo. Pace e bene, cari amici. Siamo entrati nella Settimana Santa, la settimana che è centro e culmine dell'esperienza di fede di noi cristiani, quella settimana che ci porta a contemplare i misteri della nostra salvezza, in modo particolare il mistero della passione e della morte di nostro Signore Gesù, certamente il compimento è la risurrezione, ma il passaggio avviene attraverso la consegna, il dono di sé di Gesù nell'esperienza della croce, nella morte della croce. Eppure la croce rappresenta nell'infinito dolore l'infinito amore di Dio. È lì che Dio ci ha fatto la sua dichiarazione d'amore, nella morte in croce di nostro Signore Gesù. È lì che Dio dona tutto a se stesso, dona tutto a se stesso. E quando sarò innalzato da terra, dice Gesù, attirerò tutti a me, così come ha attirato il centurione che sotto la croce arriva a dire davvero costui è il figlio di Dio, così anche noi, vedendo tanto amore,
vedendo così una vita donata fino all'ultimo istante, fino al dono completo di sé, possiamo solo dire mio Signore e mio Dio. Dall'alto della croce il Signore dice al ladrone pentito: oggi stesso sarai con me in paradiso. Ecco la salvezza che diventa istantanea, che diventa presente, non solo qualcosa che riguarda il nostro futuro. E ancora oggi, per me e per te, dall'alto della croce, Dio vuole dichiarare qualcosa per la mia vita, per la tua vita. Ecco, in questa Pasqua 2023, certamente, la croce parlerà anche a te, fratello, parlerà anche a me. Ascoltiamola, ascoltiamo il Signore Gesù, crocifisso per noi. Una croce che parla, Fra Maurizio. Domenica il Papa anche nell'omelia, ora la riprendiamo, c'è stato un passaggio, tra l'altro questo spazio che noi viviamo è intitolato proprio la parola a Francesco e ai giovani, quindi ascoltiamo le parole del Papa, Papa Francesco, ma il nostro sguardo è sempre uno sguardo proprio sui giovani e lui ha avuto proprio nella sua omelia uno sguardo particolare sui giovani, ha fatto un elenco di tutti gli abbandonati, li ha chiamati i Cristi abbandonati, ha fatto un elenco lungo di tutte le situazioni di abbandono, però ha sottolineato anche i giovani. Anche i giovani sono una categoria che vive questo abbandono e addirittura anche ha dato proprio una pennellata anche di questo dolore dei giovani che non si sentono ascoltati e che quando non trovano altra strada scelgono addirittura anche di non scegliere più la vita, no? È stato un passaggio molto drammatico. Tu che ne pensi di quello che ha detto il Papa? Ecco, perché oggi i giovani, magari in cosa noi come Chiesa magari potremmo andare incontro per un po' parare la situazione? Credo che il Papa lo ha detto, come dicevi tu, ecco, il Papa poi tra una parola e l'altra dà anche le risposte e credo che la cosa più preziosa che noi oggi abbiamo, no? Anche in questo mondo moderno è il tempo, no? Siamo così gelosi del nostro tempo che credo che forse questa è la cosa più preziosa che noi possiamo dare ai giovani, dare il tempo per loro, che significa stare vicino a loro, capacità di ascoltarli, di seguirli, ecco, nei loro percorsi, nel loro ricercare. Credo che questa è la cosa più importante. Un po' torniamo anche a quella scena di Gesù nel Getsemani, no? Che chiede ai suoi discepoli il tempo di stare insieme, li trova addormentati, li trova stanchi, sopraffatti dalla stanchezza. Ecco, penso i giovani non devono trovare una chiesa stanca, una chiesa sopraffatta dalla stanchezza, perché forse dobbiamo correre dietro a tante cose, ma davvero credo, ecco, torniamo a questo dono prezioso che è il tempo. Una chiesa che ritrovi il tempo. Ma intanto ascoltiamo insieme quello che ha detto il Papa. Parole davvero toccanti. Cristo abbandonato ci smuove a cercarlo e ad amarlo negli abbandonati, perché in loro non ci sono solo dei bisognosi, ma c'è Lui. Lui è con loro. Gesù abbandonato. Sono tanti Cristi abbandonati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore e non trovano un'altra strada del suicidio. Gli abbandonati di oggi, i Cristi di oggi. E Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati. Occhi e cuore per gli abbandonati. Ma io oggi vi guardo davvero con occhi anche con un pizzico di invidia, perché io credo che per voi l'occasione del canto è anche un'occasione per prendervi cura gli uni degli altri ed è un dedicarsi tanto tempo, no? Come ha detto Fra Maurizio. Quindi anche voi oggi credo che accanto a questi segni siete anche un altro segno, un segno di come la Chiesa anche riesce ad offrire anche ai giovani il modo come impiegare anche bene, no? E in modo bello il proprio tempo. Io direi, fateci ascoltare magari questo canto e poi insieme possiamo un attimo anche
se volete raccontarci come trascorrete il vostro tempo. Certo. Intanto il prossimo canto che ci fate ascoltare riguarda la croce. Croce fedele. Perché croce fedele, Massimiliano? Perché racconta un po', è un'espressione che riassume la passione di Cristo. Noi parliamo spesso di passione, ma che cosa significa passione? Io ho sempre pensato che Gesù si è appassionato a ciascuno di noi, quindi c'è questo amore talmente forte che porta alla morte. Ma come sappiamo, la morte è seguita dalla risurrezione. Ma è così, quando si ama tanto una persona, la si ama alla follia e quindi si fanno cose magari anche inimmaginabili. Ma questa è la follia più bella che Gesù ha potuto fare per noi. E io vedo, ecco, nella passione che tu e voi insieme, e questa passione che anche comunichi a loro, davvero diventa un segno anche di risurrezione attraverso queste note. Dai, allora fateci gustare, anche se la canzone, il canto parla della croce, noi iniziamo a sentire già il profumo della risurrezione. Auguri. Grazie. O croce fedele, albero glorioso, unico il fiore, le fronde, il frutto, o dolce legno che con dolci chiodi sostieni il dolce peso. Canta, o lingua, la battaglia gloriosa, canta il nobile trionfo della croce, il Redentore del mondo, immolato, sorge vittorioso, o croce fedele, albero glorioso, unico il fiore, le fronde, il frutto, o dolce legno che con dolci chiodi sostieni il dolce peso. Tu fosti degna di portare il riscatto e il mondo naufrago condurre al giusto porto, cosparsa del puro sangue, versato dal santo corpo dell'agnello, o croce fedele, albero glorioso, unico il fiore, le fronde, il frutto, o dolce legno che con dolci chiodi sostieni il dolce peso. Ecco, e abbiamo soltanto un minuto a disposizione, davvero voglio approfittare per esprimere il mio grazie più grande, più sincero. Grazie a Maurizio per essere stato qui con noi anche a dialogare. E, Maurizio, come trascorrerai la Pasqua? Sì, mi dividerò tra San Giovanni Rotondo e Foggia, no? Condivido un po' con la comunità di Foggia e di San Giovanni i momenti salienti, ecco, liturgici. Allora ti auguro davvero una santa Pasqua, Pasqua davvero che profuma di nuova vita, ecco, per noi che ci accingiamo a vivere anche nuove avventure.
e anche a voi ragazzi, davvero, grazie ancora per la vostra presenza e che Dio benedica questo coro, Laudate Dominum. Grazie. Grazie. Buona Pasqua a tutti, cari telespettatori, e ci rivediamo la prossima settimana. Che sia davvero una Pasqua di tante novità per ciascuno di voi. Ancora buona settimana santa a tutti.